Dottore, sembra che ormai la campagna elettorale sia entrata nel vivo. Lei più volte ha sottolineato di volere una città viva, libera e solidale. Esatto. È il post, diciamo, lo slogan al momento che la contraddistingue rispetto a tutti gli altri candidati. Però una domanda gliela devo porgere sul programma, perché sembra che già Sinistra Nocerina insieme alla coalizione stia approntando un programma elettorale. Per grandi linee, più o meno, Schiavo, che cosa intende fare per questa città? Allora, vogliamo partire innanzitutto dalle periferie, l'abbiamo detto chiaramente quando abbiamo, diciamo, promosso la mia candidatura ufficialmente. Vogliamo partire dalle periferie, intendendo per periferie non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali. Viviamo un momento veramente drammatico, tragico, io lo dico spesso, dobbiamo dare la massima attenzione a coloro che a mezzogiorno non possono mettere la tavola, ma questo avviene contestualmente a una cosa gravissima: i supermercati devono buttare quello che è in scadenza, quello che è un poco macchiato. Ecco, noi dobbiamo mettere insieme queste cose. Poi Nocera deve diventare una città civile, bisogna camminare a piedi e con le biciclette. Io ho lanciato oggi l'idea di un walking bus. Il walking bus è un'attività attraverso cui il volontariato si impegna e accompagna i ragazzi, i bambini a scuola a piedi. Dobbiamo cominciare da questo, non possiamo lamentarci del troppo traffico e poi siamo sempre i primi a camminare con l'auto privata. Che cosa vogliamo fare? Il verde a Nocera Inferiore, certo. L'unica area che ancora è rimasta a Nocera Inferiore al centro è quella di Via Canale. Non la possiamo immaginare come un'area asfaltata dove mettiamo le macchine a raso. Le macchine troveremo dove metterle, ma lì deve venirci la villa comunale, magari collegata con la caserma Tofano, che dovrebbe diventare una agorà, dovrebbe essere aperta, la gente deve attraversarla per raggiungere magari l'altra villa comunale. Ecco, creiamo questi percorsi dove la vivibilità aumenta e poi dovremmo pensare a come organizzare il commercio di prossimità che sta languendo sempre di più. Dove ci sono le zone a traffico limitato, che sono sicuramente una cosa importantissima, io le condivido, però se ci attiviamo affinché non diventino delle riserve indiane dove poi la gente non ci va, il negozio chiude, rimane solamente un posto dove la malavita può spacciare a suo piacimento, noi non abbiamo fatto una grande attività. Dobbiamo vedere che cosa sta succedendo a Fosso Imperatore, non tanto, ma al PIP di Casarzano. Ci sono delle aziende che sono in difficoltà, hanno bisogno di un ente comune che li sostenga, e poi l'ente comune di Nocera Inferiore deve imparare ad aggregare la popolazione della Valle del Sarno. Mi piace questa espressione mutuata da un caro amico: più che dell'agro nocerino sarnese, siamo 300.000 abitanti, non possiamo continuare ad essere trattati come terreno di caccia dal potente di turno che viene, si fa eleggere e se ne va. Secondo me questa è l'operazione che dobbiamo fare alle prossime elezioni, eleggere un candidato sindaco che dice queste cose. Lei ha parlato di Valle del Sarno, le faccio un'altra domanda, che è stato un tema, un dibattito almeno di questi 5 anni sull'unificazione delle due Nocera. Su questo punto che idea ha Schiavo? Mi rendo conto che i tempi non sono maturi. Per quanto riguarda la mia idea, io vorrei far risorgere Nocera dei Pagani, che era una città straordinaria, ma mi rendo conto che i tempi non sono maturi. Le idee le lanciamo, poi bisogna metabolizzarle. Qui c'è ancora la cosa che Pagani si vuole il sindaco di Pagani, Nocera Superiore il sindaco di Nocera Superiore, poi in fila andiamo dal nostro governatore e ci pigliamo i ceffoni e ce ne torniamo a casa. Questa non è una cosa che va. 300.000 abitanti di questa zona devono essere, come dire, guidati in maniera diversa. Non è possibile che 3 milioni di euro da Napoli arrivino direttamente a Salerno e non goccioli nemmeno un euro per questi territori. Almeno indigniamoci per questo fatto. Indigniamoci per questo fatto. E quindi io penso che il prossimo sindaco di Nocera deve fare questo tipo di ragionamento. Lei ha chiesto anche una fermata delle ferrovie dello Stato sull'alta velocità per l'agro nocino sarnese. Io penso che dobbiamo sempre premere su una linea storica Napoli-Salerno, che deve essere salvaguardata e deve diventare una metropolitana leggera, punto. Dopodiché, guardate, se noi parliamo di alta velocità sappiamo benissimo che o vai a Salerno e c'è bisogno di qualcuno che ti accompagni, perché
la linea storica spesso non garantisce gli orari, o vai a Napoli e peggio ancora. Allora scusatemi, se questa è una valle del Sarno che ha 300.000 abitanti, è possibile mettere una fermata? Ricordando che sulla linea Valle del Vesuvio non viaggia solo l'alta velocità, viaggia anche il treno, diciamo, ordinario. Infatti da Salerno arrivano a Napoli in un battibaleno, perché ci arrivano in 40 minuti attraverso quella linea. È possibile dare un minimo di attenzione a questi 300.000 abitanti? Siamo tagliati in due da questa ferrovia. È possibile fare in modo che questa ferrovia sia anche utile ai nostri abitanti? Io penso che su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo ottenerla quella fermata. È vero che un sindaco non può creare posti di lavoro, ma sul tema lavoro a Nocera Inferiore che cosa intende fare, diciamo, la sua coalizione, nel suo programma si è prevista, diciamo, un'azione per i giovani per cercare di riavviare la macchina lavorativa a Nocera Inferiore? Certo, cominciamo dal fatto che noi abbiamo delle eccellenze che vengono coltivate con grandi sacrifici e poi vengono buttate nella monnezza, perché tanto chi le deve consumare va a comprare i prodotti che vengono da fuori, che costano molto poco ma non sono garantiti su niente. Vorrei ricordare, non sono garantiti nemmeno su quegli anticrittocamici che qui sono vietati, ma all'estero non sono vietati. Allora è possibile cominciare a mettere insieme queste realtà? Quanti ristoranti, quanti circoli culturali gastronomici sono nati sul territorio negli ultimi anni? Tantissimi. È possibile che questi vadano a comprare direttamente dai produttori i prodotti agricoli coltivati qui, con tutti i crismi di un'agricoltura sana? Cominciamo a mettere insieme queste cose, cominciamo a fare in modo da capire come nelle ZTL si può incentivare il commercio di quei pochi negozi che sono rimasti e che giustamente si sentono abbandonati completamente, ripeto, si sentono come in una riserva indiana, e quindi si ribellano a chi continua a promuovere uno strumento straordinario come le ZTL. Una battuta giusto sul tema caldo, diciamo, della settimana, di questi giorni, l'alleanza eventuale e potenziale con quello che potrebbe essere DP-MDP, diciamo, a Nocera Inferiore è buona parte gli ex del Partito Democratico. Le trattative come si stanno svolgendo? C'è l'accordo? Si può pensare a questo accordo? Io non voglio precorrere i tempi. Fino adesso quello che è venuto fuori è che con articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti l'intesa ci può essere, non è stata ancora siglata e mi sembrerebbe scorretto e poco elegante dire che questa cosa già è stata fatta. Quando sarà siglata la nostra associazione per questa campagna elettorale, lo diremo chiaramente. Io sicuramente vi invito a fare una cosa. A proposito della mia difesa di Antonio Romano, il fatto di associarmi con Antonio Romano. Antonio Romano viene vituperato per aver fatto troppi lavori pubblici. Io vi invito a vedere tutte le immagini di quel tempo, tutti i video. Guardate che ad applaudire dietro Antonio Romano ci trovate molti volti, difficilmente ci trovate il mio. Ma molti di quei volti 5 anni fa hanno appoggiato Manlio Torquato, quindi applaudivano Antonio Romano e poi hanno condiviso l'opinione di Manlio Torquato che Antonio Romano ha distrutto Nocera Inferiore. Ecco, io vi invito a fare anche un'operazione di verità su questo tipo di attività. Io non so se Antonio Romano vorrà sostenermi. Penso che se vorrà sostenermi che avrò un'altra persona intelligente che mi sosterrà, ma sono Alfonso Schiavo, sono l'unico sindaco che sta proponendo proposte politiche e sta cercando di fare un'operazione di verità, perché in 8 anni di amministrazione ci sono stato anche io e questa faccia ce la continuo a mettere, non la nascondo da nessuna parte, tantomeno dietro Manlio Torquato.